Anche conto perché mi parlo senese. Ho sentito parlare senese in casa me fin da figlio. Ma ho sentito anche me moè che mi diva di non parlare senese, ma solo italiano, perché dunque è male a scuola. Ma per far posto all'italiano, o senese, uno poteva mettersi da una parte, senza essere destinato a sparire. I siciliani, i napoletani, i romani e tanti altri, anche i ciusueni, mantengono viva la lingua dei suoi genitori, con più parlanti che da niatri, qua qua di portare avanti quella sua lingua. Se ne fanno vanto e orgogliosi di distinguersi, proprio per come parla. Questo è il motivo che in cui pochi parlanti da niatri. Pa figa con il nostro senese, usace troppo d'antico, de popolare, con un fasse fin, o una brutta coccina, non la capiscian. In fondo, o è solo un dialetto, meglio mettilo un te incanto. Oramai le parlo solo dei vegi, poi ci ti paesi. E così, a forza di non parlarlo, ghiamo le voa dignità al nostro senese. E siamo stati proprio niatri senesi a farlo. Poi, per caso e per fortuna, a qualche due in parte una zimma. Na capita di discorrere con un amico che caccia di una frase in senese, di sentire una canzone di Piero Parodio di Trilli, da trovare delle vecchie cartoline di Sena, da trovare una vecchia registrazione del grande Giorgio Marzari, che fa sentire come un senese viaggio, o le musicale, come parole corran lisce se liga una rente all'altra. Non paco parle, paco cante senza musica. Altro che brutta coccina. E a lui per qualche dun serve il mondo, vegio e nevo un seme. A lui scatta la molla. E short è quella o quelle motivazioni che portano a parlare o a riparlare usenese dopo anni. Ogni dun ha le sue motivazioni. Mi ovave conta a me. Quando vedo i nostri più importanti palazzi e strade, gege, caruggi, monumenti, riconosco subito a me si te, perché tutti insieme li identificano, rappresentano, ma ricordano la sua storia. E tutti quelli che in secoli hanno contribuito a scriverla. Poi mi vengo anche la demolizione di Sena. Sena l'ha sofferto in tassa storia e non penso solo a quelle patie per i feti di guerra, ma a quelle vuscite per far venire Sena più moderna e più bella. E mi vengo allora anche che in quegli anni Ugino Pesce, l'autore di Canswin, passaggiava da Rente allo spiade di Palmatton insieme al suo amico De Santis, o suo paroliere. Sa ferma e un di due dice all'altro, ti senti come picca? Tanto che una coppia di vegetica passa di lì e dice, mia lì, a nostra casa, che finca sta facendo? I due amici hanno capito, da quelle parole, che lì all'anima di Sena cangia, sotto quelli corpi di piccone. E da lì a due giorni ne regalava un piccone d'Agacianin, a canzone che meglio rappresenta la musica senese, nasciuta da malinconia, di chi vede lui a sua casa con i suoi ricordi drenti. Quanti l'hanno cantata? Per tutti i senesi che con Magun sentendola ripetevano le parole con agua serà sottovoce per non stonare. Allora mi penso che se tutti i monumenti di Sena, tutte le sue strade e i suoi caruggi dovessero andare distrutti da mano dell'uomo, da guerra o da pace, o per calamità naturali, l'unico monumento che la resta sempre in pe a tenere in vita Sena, saia la sua lingua. Per me parla senese vedo di contribuire a mantenere vivo il più grande monumento immateriale che abbiamo. Se si perde la lingua, si perde l'anima della nostra terra. Vi parlo senese e non mi mollo. Allegri.